Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ci tenevo subito a ringraziarvi per il video di ieri che, diciamo, come visualizzazioni non ha avuto un grandissimo risultato, però abbiamo superato i 3000 mi piace, non succedeva praticamente da 5 video, quindi io vi ringrazio di cuore. Cerchiamo di superare i 3000 mi piace anche in questo video, quindi mi raccomando ragazzi, fatemi sentire il vostro supporto perché il video di ieri è andato malissimo, peggio degli altri, però il fatto che abbia superato i 3000 mi piace sinceramente mi ha reso contento perché alla fine quello che mi interessa è che il video piaccia a chi lo guarda. Poi, se molte persone non riescono a guardarlo per problemi della piattaforma, fa niente. Però veramente ci tenevo a ringraziarvi. Mi lamento sempre su YouTube per una volta che devo ringraziarvi. Sono stato felice di questo. Quindi grazie veramente a tutti quelli che hanno supportato il video di ieri. Se non l'avete visto, ve lo lascio in descrizione, sopra nelle schede. Mi raccomando, andatevelo a guardare. Allora, di cosa andiamo a parlare oggi? Ovviamente andiamo a parlare di Mirabelli perché tipo ha fatto un'intervista in cui ha parlato di tutto e ha parlato anche di Suso. Quindi io proprio su questa vicenda Suso vorrei soffermarmi. Sappiamo tutti quanti che Suso ha una clausola rescissoria che, se non sbaglio, ci fece anche un video qualche mese fa, dovrebbe attivarsi se il Milan non arriva in Champions League, che qualche mese fa era praticamente impossibile che il Milan potesse soltanto pensare di arrivare in Champions League, mentre magari adesso abbiamo qualche possibilità, diciamo, è sempre difficilissimo, ma qualche possibilità ce l'abbiamo rispetto magari a 3 mesi fa che stavamo quasi lottando per la salvezza. Praticamente questa clausola rescissoria è molto bassa, si tratta di 45 milioni di euro se non sbaglio, non vorrei sbagliare, comunque più o meno è 45-50 milioni di euro che lui potrebbe praticamente esercitare se il Milan non dovesse arrivare in Champions. E quindi già mesi fa si era scatenato il putiferio su questa cosa, tutti avevano paura di perdere Suso perché il Milan disse anche addirittura che il giocatore non lo vendeva, era incedibile, e anche un'offerta di 80 milioni avrebbe chiuso la porta all'offerta, quindi diceva Suso è totalmente incedibile. Però la clausola rescissoria c'era, quindi tu puoi dire quello che vuoi, ma se arriva uno e la paga è finita per noi, e perdere Suso a 45 milioni sarebbe veramente un grave danno. In quel momento si era creato un po' di panico, parlo sempre di qualche mese fa, e Suso sul suo Instagram decise di fare un bellissimo gesto, quello di rassicurare un po' i tifosi mettendo una foto con la maglia del Milan, giurando amore al Milan, dicendo che lui al Milan si trovava bene e che la clausola rescissoria era sì vera. Però alla fine l'ultima decisione giustamente spetta a lui ed è così ragazzi, perché se arriva una squadra per pagare la clausola rescissoria non si prende il giocatore, lo rapisce e lo porta via, ma deve essere sempre Suso a decidere se poi vuole accettare o vuole rimanere al Milan. Quindi diciamo quelle parole avevano un po' rassicurato tutti, anche se io ve lo dissi in quel tempo, stiamo calmi, e infatti scrissi anche un commento sotto la foto di Suso dicendo ora faccio uno screen di queste tue parole per vedere magari se domani te le vai, te le lancio in faccia con cattiveria assoluta. Cosa è successo in quest'ultimo periodo? Cosa è cambiato? È cambiato perché si era sparsa la voce di un possibile incontro tra la società, quindi Mirabelli, con l'agente di Suso per togliere questa clausola che è un po' fastidiosa, è veramente un'agonia questa clausola perché ci fa stare tutti quanti con l'ansia, perché senza clausola alla fine venite, fateci un'offerta, se è un'offerta vantaggiosa, vabbè, lo puoi anche vendere Suso, io spero di no perché veramente sarebbe un dramma per me, però per un'offerta clamorosa ci può stare, come la questione Donnarumma, se arriva uno e ti dà 100 milioni di euro, lo vendi, non è che stai lì a pensarci. Però questa questione di Suso era veramente molto brutta e quindi si era sparso un po' di allegria nel Milan per questa cosa qua, i tifosi erano contenti di questa cosa, niente, è stata praticamente smentita, vi dico le parole di Mirabelli che è stato anche abbastanza piccante e gli ha dato qualche stoccatina allo spagnolo, questo vale per Suso e per tutti gli altri, noi siamo il Milan, ed è veramente una bellissima frase, sono tantissimi i giocatori che vorrebbero vestire questa maglia, è importante il panorama calcistico mondiale, alla fine è vero, il Milan magari non avrà dei risultati straordinari, ma è sempre il Milan, è una squadra è abbastanza prestigiosa, vale anche per Suso, così come abbiamo voglia di tenere Suso, la voglia deve esserci anche da parte sua, ed è questa una cosa giustissima, perché lui praticamente fa cadere tutta la responsabilità su Suso, dice noi lo diamo incedibile, ma se alla fine lui accetta che uno gli paghi la clausola rescissoria vuol dire che non credeva tantissimo in noi, quindi diciamo la stoccata è un po' quella. Se non avrà questa voglia sarà giusto prendere in esame una sua richiesta, non dipende da noi, quindi lui praticamente se ne lava le mani e dà tutta la responsabilità al giocatore, che poi in realtà è vero, la responsabilità in questo momento ce l'ha il giocatore quando ci sono queste clausole rescissorie. Se vuole esercitare la sua clausola rescissoria deve dire che non vuole stare con noi. Chi non vuole sposare il nostro progetto? Non c'è in programma nessun incontro con l'agente per togliere o alzare la clausola, è stata una loro precisa richiesta. Per quanto riguarda noi non lo mettiamo sul mercato. Quindi praticamente diciamo c'è stata un po' questa stoccatina del tipo veditela tu alla fine, giurato amore ai tifosi e tutto quanto, veditela tu che cosa vuoi fare. Mentre invece ha parlato anche Suso, ha parlato comunque che lui ci tiene tantissimo al Milan, che vorrebbe andare ai mondiali, si sta giocando un posto
diciamo, la concorrenza non è delle più facili per Suso, perché abbiamo gente come Isco, Asensio e Lucas Vázquez. Diciamo, non è facilissimo per Suso andare ai mondiali. C'è anche quello della Lazio, Luis Alberto, che è veramente fortissimo. Anche lui sta facendo un gran campionato. E probabilmente pure lui potrebbe saltare, ma la Spagna ne ha veramente tantissimi. E quindi, diciamo, volevo sapere voi che cosa ne pensate di questa cosa qua della clausola, se secondo voi Suso se ne andrà, se secondo voi Mirabelli ha fatto bene a fare queste dichiarazioni, anche un po' pungendo il giocatore, facendogli capire la responsabilità tua, non ti tirare indietro, non nasconderti. Noi ti mettiamo. Io, secondo me, ha fatto bene, perché alla fine lui fa capire, no, per noi sei incedibile, quindi veditela tu, non fare quello tipo che cade dalle nuvole quando magari te ne andrai via, perché per noi sei incedibile. Quindi, secondo me, Mirabelli in questo caso ha fatto bene, anche perché non è stato molto piccante come lui di solito, è stato abbastanza giusto nella sua valutazione. Quindi fatemi sapere la vostra, ragazzi. Sempre forza Mila. Mi raccomando, con il pollice in su. Seguitemi su Instagram, tanto da Trattino Basso Freddo. Ciao, bella.